Buongiorno a tutti, sono Don Doriano, parroco di Castellina Scalo. Leggiamo oggi il Vangelo di Giovanni, capitolo 6, dai versetti 60 e 69. Molti dei suoi discepoli, dopo aver ascoltato, dissero: "Questo linguaggio è duro, chi può intenderlo?" Gesù, conoscendo dentro di sé che i suoi discepoli proprio di questo mormoravano, disse loro: "Questo vi scandalizza? E se vedeste il figlio dell'uomo salire là dove era prima? È lo spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla. Le parole che vi ho detto sono spirito e vita, ma vi sono alcuni tra voi che non credono." Gesù infatti sapeva fin dal principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E continuò: "Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre mio." Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai dodici: "Forse anche voi volete andarvene?" Gli rispose Simon Pietro: "Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. Noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio." Questo linguaggio è duro, dice Pietro. Lo dicono anche gli altri discepoli, e molti se ne vanno via da Gesù perché non capiscono quello che lui andava loro dicendo, e Gesù li provoca. Volete, provoca in particolare i dodici, volete andarvene anche voi? E Pietro risponde: "Da chi andremo, o Signore? Tu hai parole di vita eterna." Il lungo capitolo sesto del Vangelo di Giovanni, Vangelo che non ci racconta l'istituzione dell'Eucaristia, ma che ci parla dell'Eucaristia con gli occhi di una comunità post-pasquale, ecco, ci fa vedere una comunità primitiva che faceva della Eucaristia quantomeno una esperienza settimanale. Si ritrovavano nel giorno del risorto, la domenica, e considerava lo spezzare il pane, la comunione con il corpo e il sangue di Gesù realmente presente nel pane e nel vino, una condizione senza la quale non era possibile avere vita, non era possibile che esistesse una Chiesa e che potesse la Chiesa compiere la sua missione. Non era possibile senza questa comunione con il corpo e il sangue di Gesù avere una fecondità caritativa, missionaria. Già fin dagli inizi l'Eucaristia era vissuta come fons et culmen dell'essere Chiesa, della sua vita e della sua missione. I discepoli dicono: "Il tuo linguaggio è duro." Abbiamo già detto che Gesù poi provoca i dodici: "Ecco, volete andarvene anche voi?" Ecco, Pietro è colui che risponde a nome di tutti, lo vediamo spesso, le professioni di fede
a nome di tutti le fa Pietro, Pietro recupera a nome di tutti una rinnovata fiducia a Gesù. Non riuscivano a capire come Gesù potesse dare loro il suo corpo e la sua carne contenuti dentro a uno sconosciuto pane disceso dal cielo, che non è come la manna che i padri ricevettero nel deserto, ma è una manna speciale. Gesù dice loro ancora che non capiranno se il Padre non lo concede. Un'altra volta Gesù aveva detto: non a tutti è dato di credere, ma solo a coloro ai quali il Padre lo concede. Qui non si tratta di capire, ma di credere. Solo con la grazia del dono della fede si può capire. La fede, la fiducia, ci permette di fare esperienza. E Pietro sceglie la strada della fede. E noi? L'Eucaristia è il prolungamento sacramentale dell'incarnazione di Gesù. È la sua umanità divina in mezzo a noi. È il Dio con noi, è il viatico, è il nostro viatico. L'umanità del Figlio di Dio è vicolata per la via sacramentale, a partire dal sacramento fontale che è l'Eucaristia della Croce, che genera e nutre la nostra vita di figli nel Figlio. Ecco, allora anche noi dobbiamo chiederci: voglio veramente credere? Voglio veramente fare esperienza di questa umanità del Figlio di Dio che si offre a noi, ecco, nel suo corpo e nel suo sangue, nel sacramento dell'Eucaristia? Ecco, noi dobbiamo iniziare a credere, dobbiamo inginocchiarci, dobbiamo accogliere questo dono, e accogliendolo sentiamo che veramente lì c'è il Signore. Ecco, nella Chiesa, ecco, ci sono stati tanti miracoli eucaristici, ma il miracolo dell'esperienza di Gesù nell'Eucaristia lo dobbiamo fare personalmente, ecco, proprio vivendo con fede la comunione con Gesù. Ecco, Gesù è con noi. Ecco, lo slogan della pastorale giovanile è: io resto con te, io resto con te. Ecco, la Chiesa di Siena vuole restare con voi giovani e con tutti coloro che vogliono aprirsi alla grazia dell'incontro con Gesù. Arrivederci a tutti, ecco, e buona continuazione del tempo pasquale. Se il commento al Vangelo ti è piaciuto, clicca qui sotto su iscriviti e non dimenticare di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato sui contenuti del canale YouTube della Pastorale Giovanile dell'Arcidiocesi di Siena, Colle di Valdelsa, Montalcino.